Ciao a tutti bimbi. Oggi facciamo matematica e non però sulle tabelline, cambiamo un po' lavoro, se no ci annoiamo. Allora, al mercoledì alterniamo, una settimana facciamo italiano, una settimana facciamo matematica, perché fare matematica e italiano nella stessa giornata diventa un lavoro un po' lungo per voi, ma anche per me. Allora, oggi di matematica lavoriamo sui problemi, ovviamente i problemi con la moltiplicazione. Per prima cosa mettiamo la data e il titolo del nostro lavoro. Bene, adesso guardate questo testo. Lara tiene quattro monete in ognuno dei suoi tre borsellini. Quante monete ha in tutto? Allora, lo sapete, dobbiamo sempre leggere bene il testo, segnare, cerchiare i dati, ok, e sottolineare la domanda. Ma in questo caso abbiamo anche un'altra parola molto importante, che è la parola ognuno, e la evidenzieremo in questo modo. È una parola un po' nuova per noi nei problemi. Cosa significa ognuno? La parola ognuno significa che in ogni portafoglio ci sono quattro monete, cioè primo portafoglio, una, due, tre, quattro monete. Secondo portafoglio, uno, due, tre, quattro monete. Terzo portafoglio, uno, due, tre, quattro monete. Quindi, concludendo, ci sono 12 monete nei quattro borsellini di Lara. Qual è? Adesso mi faccio una domanda. Qual è l'operazione che mi permette di ottenere 12 partendo dai numeri 4 e 3? Allora, metto la sottrazione col meno 4 meno 3. Non fa 12, fa 1. Metto l'addizione col segno più, 4 più 3, non fa 12, fa 7. Metto la moltiplicazione col segno per, 4 per 3, ebbene sì, è proprio quella giusta, 4 per 3 fa 12. Quindi questa è la nostra operazione corretta. Adesso possiamo risolvere il problema facendo il nostro percorso solito, partendo dai dati, ok, di registro, metto in evidenza sempre una parola chiave, ok, è importantissima questa. Poi metto la richiesta. Prima di mettere la richiesta, vado a rileggermi un attimo la domanda. Quante monete ha in tutto? Lara, allora, cosa vuole sapere da noi il problema? Il problema vuole sapere da noi quale numero? Il numero di monete che ha in tutto Lara nei suoi tre portafogli, tre borsellini. Adesso dobbiamo pensare al disegno. Per la moltiplicazione è giusto, la cosa più giusta fare è lo schieramento. Ok, allora, quindi qui ci sono quattro monete del primo borsellino, bor sta per borsellino abbreviato, poi quattro monete del secondo borsellino, quattro monete del terzo borsellino. Ok, e in tutto qui ho le 12 monete. Dopo aver disegnato la situazione, faccio l'operazione, che è una tabellina, 4 per 3 uguale 12, e poi infine la risposta. E cosa devo fare per rispondere? Prima di rispondere, esattamente, ci avete pensato, bisogna andare a rileggere la domanda nel testo. Quante monete ha in tutto Lara? E la risposta deve essere completa. Quindi Lara ha in tutto 12 monete. Questo è il nostro primo problema con la moltiplicazione. Siamo stati bravi, vero? Ok. Adesso possiamo provare a fare
Un altro problema simile. Ok, leggiamo il testo. Per assistere allo spettacolo di fine anno si preparano 5 file da 10 sedie ciascuna. Quante sedie sono state sistemate in tutto? Ok, allora si cercano i dati, si sottolinea la domanda e qui c'è sempre una parola chiave importante. Cosa significa ciascuna? Ciascuna è un sinonimo di ogni, ognuno, quindi vuol dire che in ogni fila ci sono 10 sedie. Registriamo i dati e la richiesta. Ricordiamoci sempre di evidenziare la parola chiave. Per la richiesta andiamo sempre a rileggere la domanda e chiediamoci che numero vuole sapere da noi il problema. E poi passiamo a fare il disegno. Fatto delle seggioline molto schematizzate, sembrano un po' delle H, ma pazienza. Allora, qui c'è la prima fila con 10 sedie, la seconda fila sempre con 10 sedie, la terza fila 10 sedie, la quarta 10 sedie, la quinta 10 sedie. Ok, adesso provate da soli a mettere operazione e risposta e poi controllate. Ecco qua, allora 5 per 10, 50, tabellina anche questa. La risposta: sono state sistemate 50 sedie in tutto. Per rispondere bene, siete andate a leggere, a rileggere la domanda: quante sedie sono state sistemate in tutto? Allora la risposta può variare un pochettino. Io posso mettere: in tutto sono state sistemate 50 sedie, oppure sono state sistemate in tutto 50 sedie. Ok? L'importante è che la risposta sia completa, quindi non basta come risposta 50 sedie e non va bene neanche il numero di sedie che sono state sistemate è 50. Ok? Deve essere la risposta bene collegata alla domanda del problema. Ok? Bene. Abbiamo finito per oggi. Ecco qui, Hermes stranamente sveglio. Allora, io vi ho preparato su Classroom un po' di giochini dei soliti, anche sulle tabelline del 2 e del 3, come aveva chiesto Nicole, e poi ho messo anche quella del 6. Così le ripassate divertendovi. Allora, statemi bene, ciao ciao, e ci vediamo, anzi, ci sentiamo domani.